Audi TT RS, ovvero la versione più potente della TT. Questa versione ha delle prestazioni davvero di rilievo sia per il segmento sia come auto in sé. La versione originale, non modificata, è equipaggiata con l'ormai famosissimo 5 cilindri in linea TFSI da 2,5 litri, motore in grado di sviluppare 400 cavalli e 480 newton per metro di coppia. Numeri ben diversi rispetto a questa versione Stage 3, che di cavalli ne eroga 600 e di coppia circa 70 kg. E se volete vedere come scatta da 0 a 200, dovrete arrivare fino a fine video. Il cambio è un automatico a doppia frizione a 7 rapporti, naturalmente di tipo S-Tronic, che garantisce cambiate fulminee. La trazione è di tipo integrale 4, cioè proprio quella che ha reso famoso questo marchio nel mondo e che permette di ottenere il massimo delle prestazioni in qualunque condizione atmosferica. Oggi la proverò su strada, cercando di capire se un'auto moderna riesce ancora ad entusiasmare, ad emozionare. Bentornati su ODP, di nuovo in Abruzzo, in questo posto meraviglioso. Il clima già è leggermente più rigido, ma oggi ci scalderemo, sì, ascoltando questa meraviglia. E per chi volesse sapere come registro determinate scene, oggi vi svelo un piccolo segreto. Insta360X3. Bellina sta macchinina, mi piace. Senti, te la vuoi giocare? Io skate e tu TTRS. L'ho fatto mappare. Per favore, mi fai un passaggio a tuono? Eccola! Questa X3 che mi permette di fare delle riprese incredibili a bordo di uno skateboard che fa i 40 km orari e allo stesso tempo, mentre riprendo ciò che succede qui, ho a disposizione una lente 360 con la quale posso catturare tutto quello che succede intorno a me. E non solo, posso creare anche immagini tipo queste grazie alla post-produzione e montaggio che si fa con Insta360 Studio. Io vi consiglio di acquistare un Insta360 X3 e di scaricare Insta360 Studio per cominciare a montare video spettacolari. Che spettacolo! Insta360 X3, puoi fare tutto questo. Allacciate le cinture, prendetevi un po' di tempo per noi, iscrivetevi al canale, lasciateci 5.000 like e buona visione. Godo come un riccio, sì. Questo suono dello scarico, ma non è il suono dello scarico quanto il suono del 5 cilindri Audi, che veramente appaga sì, tanto. Appaga. È un mezzo V10. Esatto. Come suggerito dal nostro amico Daniel, nonché proprietario di questa Audi TT RS, ragazzi, 600 cavalli. Scalata, il doppia frizione. Sai, ultimamente mi è capitato di provare anche quelli a convertitore di coppia, ma emozionano meno. Qui io vorrei convincerti, ma chiaramente non siamo a quel livello di feeling non filtrato. Qua comunque abbiamo un'auto molto arrogante, il suono è veramente veramente tanta roba. Il volante tra le mani si gestisce benissimo, quindi trasmette anche un buon feeling alla guida. Chiaramente non hai un manuale, non hai quella poca insonorizzazione, non hai tutta vibrazioni. Sì, quelle vibrazioni, il terrore di smontarti ai 200 all'ora, no? Vorrei un assetto sportivo, ok? Suono motore. Mm-hmm. Suono motore, attenzione, ma che è anche dagli altopalli? No. No, perché qui, oh, 5 cilindri parla da solo, eh? C'è di serie, ma l'ho disattivato. Bravo, bravo. Spostiamo la leva a destra e abbiamo totale controllo sui paddle, perché a differenza del TTS, che anche ad alti regimi andava a cambiare la marcia, è stato disattivato qui. Sì, in abbiamo questa qui un'elettronica cambio di Stage 3, quindi non cambia il limitatore. Che bella, raga! Madonna,
ragazzi. Che suono, ti giuro che non me l'aspettavo così. Tu mi parli di auto filtrata, ma guarda che io sento tutto, e lo sterzo che ho sentito dire che non è molto comunicativo. Ugaz. È sì, proprio molto comunicativo. Sì, vero. E poi c'ha quel feeling giusto anche, non solo di impugnatura, ma di risposta anche di carico dello sterzo. Certo, sì. Sia in curve che abbiamo appena fatto più strette, ma anche nell'ultimo tratto che hai visto, ho allungato tre marce, quindi curve con un appoggio più lungo, lo sterzo aveva sempre il giusto carico. Mi fa piacere che ti piaccia, ti volevo stupire un po', mi sono tenuto basso, dai. E sento anche tutti i sassolini qui sotto, che non è tipico da auto di segmento super prestigioso come questa, certo. E che mi dice, signor Torresi, lei per caso si sta innamorando di questa macchina? Forse sì, perché no? Perché no? E poi ragazzi, che coppia abbiamo? Mamma mia! 70 kg di coppia! Sì, 70? 70 kg di coppia. Immagini! Sì. Ma quando finiscono i giri? No, a certo, ma non punto finisce mai! Ma cos'è? Un aspirato? No, è un turbo a 5 cilindri che ha una colonna sonora gloriosa, è gloriosa. A fare una bella corsa con il piede traslandomi a destra, perché non è molto comodo per la frenata col piede sinistro, forse però devo riassettare un attimo la mia posizione, posizione che all'interno di questo sedile mi fa sentire estremamente a mio agio, ma anche molto molto avvolto. Con questo Aldex, allora l'Aldex devi imparare a guidarlo, ovvero chiaramente al centro curva, se dai tutto giù ti smusa. Fai fatica a parlare, fai fatica a parlare. In pista fai il fuoco, fai il fuoco. Divertentissima, divertentissima. Ripeto, molto spesso si sente dire Audi sottosterzo, per carità, abbiamo sempre un motore anteriore, trasversale, tutto quello che volete, ma come è costruita quest'auto? Il sottosterzo veramente te lo dimentichi. C'è da dire che dipende sempre tanto da che pneumatici vengono montati, da come vengono scaldati, dal grip che ha la pista. Sì. Una trazione posteriore ha una percorrenza curva diversa, abbiamo meno problemi di sottosterzo, semmai di sopra ce n'è un po' di più, ma l'anteriore è notoriamente inchiodato al terreno, una lama sui binari con una trazione posteriore ci sta. Ci sta, però qui abbiamo il bello che con una 4 in strade molto tortuose, in strade bagnate, in strade con asfalto con poca aderenza, che succede? Dai giù, che tutto dai giù. E ti diverti lo stesso. E come gira? Sì. Poi mi piace perché sento
che lo sento nelle S13. Mamma cioè, mia. Capisci che voglio dire? Con quell'aspirazione là davanti. Che diametro ha? 125 mm. Bene. Quindi con l'Aldex come, l'Aldex, come ti trovi? Allora, è una macchina bilanciata. Mi trovo bene, comunque ti permette una guida pulita. Non potrai mai fare dei traversi con asfalto asciutto, perché la macchina è sui binari, gomme 2,55 anteriore e posteriore, quindi è incollata. L'Aldex certo. ti aiuta a uscire fuori dalle curve in maniera eccezionale. Chiaramente con tutta questa coppia che ha, il cambio S-Tronic e la trazione 4 sono fondamentali. Guarda, è questo quello che ti trasmette, quella faccia così. Tutto il giorno, la radio è spenta. Non l'accendi, mai, mai, ma che mai. L'accendi a fare? Questo motore originariamente nasce con 400 esatto, cavalli. Esatto Matteo, sì, 400 cavalli originale. Attualmente abbiamo fatto un'elaborazione stage 3, il che consiste chiaramente in un turbo maggiorato, intercooler, aspirazione, scarico e iniettori maggiorati. Mm-hmm. Il turbo è un TTH 850, quindi un turbo ibrido. Poi abbiamo un'aspirazione H Performance da 125 mm di diametro con inlet pipe maggiorato. Lo scarico abbiamo montato un downpipe sempre libero con il mid pipe libero, tutto con chiaramente dimensione calibrata per la preparazione. Gli iniettori sono un 1000cc. Tu considera che quelli della mia Mini sono da 380, sono 4, questi sono sì. 5. Se la usi come nonno col cappello, nonno col cappello consuma poco, cioè, nel senso, se tu ti metti in autostrada cruise control a 120 ti fa anche 15 al litro, che basta, per una macchina così è incredibile. Sì, veramente. Velocità massima mai provato? Provata quella volta che andai in Germania a trovare degli amici. E vabbè, in poche parole, il contachilometri si ferma a 317, ma il contagiri continua a muoversi. Quindi non so cosa significa. Lo so io. Una cosa brutta. Madonna. Sì. No, sai che a me le velocità altissime spaventano? Sì. Mi piace più fare le curve. Però questa te lo chiama. Te lo chiama. Te lo chiama. C'hai questa erogazione del motore, è veramente bellissimo. Perché è pronto. E c'ha è bello a tutti i regimi, è molto elastico. Bravo, molto sento elastico. Sento molto, veramente molto elastico, soprattutto dai 4,5 sì. a salire. Limitatore a? Limitatore a 700. La preparazione elettronica non è del tutto terminata. Ma lì ci faremo un altro video. Ma allora. Lì ci faremo un altro ovvero, video. Ovvero, cosa pensi di fare? Andremo a installare un multimappa. E andremo a sviluppare, oltre alle due mappe che già abbiamo qui, una low boost e una boost medio-alto, anche una mappa con etanolo. Bella, perché metti giù la terza e ho preso il volo lì. È qua che mi piace proprio. Penso serva aggiungere. Tu dici che molto. Non la intraversi, ma questa la intraversi. In pista, con le pressioni giuste e le modifiche al telaio che abbiamo fatto, in ingresso curva il posteriore si alleggerisce e curva veramente tanto. Il posteriore si alleggerisce, sì, sì. quindi in segue. In alcuni punti se ne va, segue molto, sì. No, se ne va nel senso che scodinzola e parte o segue no, la traiettoria segue, che imposti sul cordolo? Segue se guidi pulito per fare insomma, okay. il tuo giro il tempo. Pulito. Se invece vuoi divertirti a mandarla di sovrasterzo, sì. con un po' di gioco, di gas e di ondulamento, la macchina la fai partire. Parte.
il telaio che mi sta piacendo moltissimo, che lo sento molto rigido, che sento che risponde a ogni mio richiamo sul volante, fa così anche perché tu l'hai rinforzato questo telaio. Sì, abbiamo toccato dei punti strategici nevralgici, sì, esatto, ovvero abbiamo montato delle piastre camber all'anteriore, chiaramente per rendere l'auto più direzionabile, molle più rigide sugli ammortizzatori di serie che ha un magnetic ride per renderla più stabile, e poi una barra stabilizzatrice posteriore più rigida proprio per farci chiudere meglio le curve. E le chiude molto bene, in effetti. Le palette al volante sono attaccate allo stesso, quindi quando devo andare a richiamare una marcia, nel momento in cui sono molto carico di sterzo, lo trovo comodo, lo trovo giusto, no? A meno che tu non hai quelle sul piantone stile Ferrari vecchia scuola, che sono tipo sì, 30 sì. centimetri di paletta, dove vai, ovunque. Dove vai, vai, le prese, esatto. Ecco. Che bella macchina che c'hai, frappata di blu. Grazie. Questa era nera. Sì. Ok, l'estetica, se proprio ti devo dire, dopo di lei, sul segmento più in alto, c'è l'R8 che è bella, più bella. Decisamente. Decisamente più bella. E poi, attenzione, è solo questione di gusti, per carità, la trovo comunque una gran macchina esteticamente. Questa guidabilità e risparmiare questi soldi non ti fa più pensare tanto all'estetica della sua sorella maggiore che è più bella, perché guidarla ti rende davvero felice, ti fa dimenticare qualunque cosa, e questo è un po' il tuo pensiero. Sì, è vero. È vero che hai fatto tanti cavalli, però poi a te piace guidare, e sì, questo è il risultato, perché la macchina è veramente guidabile, spendibile. Fai una mappa anche meno aggressiva se vuoi, e comunque di potenza ce n'è da vendere. E la sfrutti al massimo, diciamo. Come no? In pista, perché per strada è anche troppo potente per una strada del genere. Sì, sì, assolutamente. Infatti, come ti dicevo, non è un'auto da bar, abbiamo fatto i cavalli, sì, ma le modifiche inizialmente sono partite proprio da freni e assetto. Bravissimo. L'auto era tutta stock, perché comunque girando in pista è quello serve. E poi chiaramente anche un po' la voglia di avere un suono, perché questo 5 cilindri era molto struzzato di serie. Sentire lo scarico è fondamentale, anche a passeggio, senti che meraviglia. E quindi lo chiudo un attimo. Cioè, capito, in autostrada sì, fa anche il tuo viaggetto. Fai pure il tuo viaggetto. Sì. Bella che è. Ma io lo riapro, perché del viaggetto non me ne frega una mazza. Esatto. Questa non è una macchina, è un missile, raga, che bello! Sì, 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 perché alla fine a me piace guidare, però pure la velocità che mi terrorizza, ma mi piace, no, mi piace. Adesso quando guido Meda prova le moto, il circuito prima della gara della MotoGP, sì, che si spaventa, è terrorizzato e dice: come fanno i piloti ad andare così? È vero, però si diverte. Fantastico, ed è quello guido che sto provando io adesso. Sto provando questo, è una macchina atomica, atomica. Piena di suoni, piena di timbri diversi. Sentite in scalata. Mamma mia, mi ricordo un po' il Lamborghini che ho portato sul canale, il Superleggera, che quando scalavi una marcia, vuam, tirava fuori quel suono, sì, proprio brontolava, quel suono gutturale. Presente, presente, arrogante. Un mostro, è un mostro, un suono con carattere veramente unico nel suo genere. Ecco, devo dire che ha il suo bel carattere questa macchina, sì, un'auto vero, moderna, con un gran vero carattere da supercar.
Ti posso dire che ho sentito un piccolo difettino sulla scalata. Sì. Quando ho richiamato la seconda e la prima marcia, sì, non ho avuto una risposta immediata in questo. Dipende dalle impostazioni che abbiamo? Ma non lo so, sai, onestamente. Siamo al top di velocità di cambiata? Sì. Ok, vedo allora quello, sì, quando vai a chiamare una scalata un po' più al limite, quindi che voglio togliere quarta, terza, seconda, addirittura prima, sì, ecco lì ho avuto molto ritardo nell'inserire la prima, cioè, ho dovuto inserire due volte, perché lui mi ha detto guarda che di giri stai bene così, non ti serve la prima. Mm-hmm. Quindi io volevo avere più controllo sulla scalata. Quello si può regolare. Ok, come? Si può regolare, no, da mappa ovviamente, non da mappa, utente. Si può regolare con una, sì, mappa? Sì, sì, assolutamente. Si possono regolare i valori in mappa e rendere più aggressiva la scalata sicuramente. Che è una cosa che tu hai già fatto? Sì, il cambio è già mappato, però chiaramente essendo una mappa custom, tutti i parametri sono modificabili a piacere, basta dirlo al mappatore come la vuoi, e per questo ti dicevo, l'elettronica non è completamente sviluppata, okay, la macchina funziona, va forte, va benissimo, però c'è qualche ritocchino da fare. Sì. Allora sì, abbiamo in colpa mia che gliel'ho rubata al preparatore, okay, la volevo usare. Poi gliela riporterò. Abbiamo effettivamente un po' di sotto in ingresso curva quando vai a lasciare il freno e speri che lei faccia la curva scorrendo. Il modo che dicevi tu prima di guidarla effettivamente è portarla in curva con il freno e dopo spalancare con, sì, una trazione 4, hai sicuramente trazione in uscita. E a differenza di come mi aspettavo io, quindi meno percorrenza curva, questa ne fa sulle curve un pochino più veloci, mentre nelle curve da seconda, addirittura prima marcia, sento un po' la necessità di portare la macchina dentro col freno per farla girare, per farle evitare quel sottosterzo che potrebbe essere noioso, certo, di cui un pochino si parla. Però come tutte le macchine va capita, e io, sì, essendo la prima volta che la guido, mi permetto di dire che la stai capendo molto bene. Devo imparare molto ancora. Sì. Bella però, veramente tanta roba, mi piace, una supercar al costo di? Circa questa, 2 anni di vita e pochissimi chilometri, circa 60.000 euro. Ragazzi, voglio provare uno 0200 con questo missile perché sono gasato tipo bambino a Natale. Nel frattempo vi consiglio di andare a seguire il nostro amico Daniel sui suoi social, addirittura lui ha un canale YouTube e poi la sua pagina Instagram che si chiama Daniel Garage. Ragazzi, seguitemi perché anch'io ho dei contenuti veramente carini su quest'auto. Bene, sì, beh, cacchio, chi fosse appassionato di TT RS deve seguire il proprietario. Come dico sempre, ragazzi, il piacere di portare il proprietario a bordo è per due motivi, perché è bello di condividere le stesse passioni, no, ma perché è il proprietario a conoscere la macchina, la propria macchina in assoluto, in tutto e per tutto. Grazie di questa opportunità, veramente è stata una giornata stupenda e ci siamo divertiti un sacco con Matteo. Guarda, grazie a te, grazie a voi che siete sempre qui, grazie di essere arrivati fino a qui. Ora ci facciamo un 100-200, anzi un 0-200 con questo missile. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci migliaia di like, vi vogliamo bene e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Come ciao. Accelera un Audi TT RS da 600 cavalli?